finalmente il sole e finalmente ci stiamo divertendo come pazzi. Guardate che autogrill serio. C'è pure KFC, ci sono un sacco di cose belle. È fighissimo, è una specie di centro commerciale, appunto, al centro. Come fanno loro le stazioni di servizio? Le fanno al centro tra le due corsie. Possono costruire una sola stazione grandissima che copre tutte e due le... come si dice? I sensi di marcia. Comunque adesso penso che mangiamo da KFC e da Subway magari un panino e poi continuiamo il viaggio. Nessuno, vuoto. È questo. Non c'è nessuno. Comunque adesso stiamo per prendere un altro volo internazionale, perché stiamo uscendo dagli Stati Uniti per poi rientrarci dopo verso qualcosa che è più vicino agli Stati Uniti di quanto si pensi. È un'isola praticamente che è raggiungibile da Miami in jet ski, quindi in moto d'acqua. Quell'isola non fa parte degli Stati Uniti, quindi bisogna praticamente prendere un volo internazionale per poter arrivarci. Ed è una cosa veramente assurda, perché poi dobbiamo fare i controlli e tutto, ma come vedete non c'è nessuno. Non so se ci sarà qualcuno anche nel volo oppure no, però per ora veramente siamo gli unici in tutto l'edificio, in tutto il terminal. Poi devo anche cercare la crema da barba, perché questo è un problema. Siamo arrivati. Ok ragazzi, siamo appena atterrati alle Bahamas. Ci troviamo in una isoletta che si chiama Bimini, che è molto vicina a Miami. Ci si arriva in jet ski, come dicevo prima. Fa caldo, non c'è proprio il sole perché è abbastanza nuvoloso, però è bellissimo qui. Sembra un'isola tipo di quelle abbandonate, un'isola tropicale. Guardate che volo, solamente quella.
e 5 da uno dei miei. Le dati proprio manco li ha visti. Siamo in quest'isola praticamente. Questa è tutta l'isola, stretta, stretta e lunga, lunga, lunga. Mamma mia, ragazzi, ma che figo è questo hotel! È un hotel resort, guardate, c'è pure la hall e tutto. Guardate, bellissimo. Come funziona questo carro? Aspetta. Abbiamo preso il golf car e non è un golf car dei migliori, perché non ti è tipo, è proprio quello probabilmente il divertente, che non è un golf car dei migliori, cioè noi acceleriamo e parte di botto, poi non si può accelerare piano, il freno praticamente non esiste, qualcosa del genere. La cosa più divertente è che praticamente è stato controllato tipo maggio 2017, quindi non so come fa ad essere già così distrutto. Aspettate che c'è un animale qui. Ciao. Guarda che conchiglie, così, guarda! Guarda che conchiglie! Che figata è! Mamma mia, ragazzi, non sarà la giornata più bella di tutte, ma guardate che acqua c'è! È verde acqua finalmente, non è marrone! Come un camionista. È una specie di villaggio molto naturale, cioè c'è l'isola, c'è il resort dell'Hilton che è molto molto civilizzato, ci sono i camerieri, tutto quanto costa tantissimo, e poi basta uscire da lì, ad esempio con il golf car, e ci ritrova in un'isola naturale con i ristoranti vecchio tipo e proprio cose molto molto così. Ok, è arrivato il menù. Pizza. Edith Pizza, deve essere lei Edith comunque. E qua le cose costano molto meno che al resort, perché effettivamente extra large 21 dollari, secondo me è una pizzona. Comunque personal 10 dollari. Vedi come parte a bestia. Eccoci qua. General Store. Acqua, 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 acqua. L'hai trovata? No. Ok. Ah, non c'è l'acqua lì? Guarda, c'è pure Knorr. Ah, eccola l'acqua. Non lo so. Comunque sono stati molto onesti qui, quindi ci conviene tornare qua a prendere l'acqua la prossima volta. General Store. Hanno veramente di tutto. Hanno cose americane, tipo del Walmart, però sono importate e costano quasi meno che a Walmart. Guardate che bolide, targa 1-5, cioè 1-5, Bimini proprio, targata Bimini. Vedi che si vede là dietro? Sì. Vai, vai, un po' di più, sì, parte di botto. Eccola!
Raddrizzati, vedi il volante com'è strano? Sì, sbanda tantissimo, vero? Vai, vai, provo. Oh mio Dio! Oddio, il contrario è bruttissimo! They see me rolling, they hating. Avete visto quell'arco di prima? Quello separa la parte di resort, che come vedete è molto molto bella ed è molto diversa da quella di prima, perché lì era la parte più naturale dove c'è veramente la gente, probabilmente forse del posto che lavora. Qua ci sono forse più americani e comunque l'Hilton che ha bonificato tutta quest'area, perché vedete è palme curata, c'è l'erba, tutto tutto bello. E l'unica separazione è quella lì. Parcheggino. Piano, parcheggia là, lì. Attenzione. Lì, devi parcheggiare lì. Piano, 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 piano. Bip, bip, bip. Bip, stai per toccare lì. Ok, ci sei. Ancora un po', ancora un po'. Bene, raddrizza, raddrizza. Ancora un po' indietro. Boh, basta, basta, stop, stop, stop. Perfetto. Perfetto, basta. Perfetto. Autan, 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 autan. Autan, autan, no, 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 no. Autan, qua, qua, forse questo, questo. Andiamo. Zika virus c'è scritto anche. Repellente per virus Zika. E anche altri virus. Quindi dovrebbe essere questo teoricamente, anche per il virus. Ah, tutto è stato curato veramente benissimo comunque qua. Questa è la parte di casino del resort. Perché a quanto pare va benissimo. La notte è sempre piena di gente qua al casino. Più che la piscina, veramente. Water coming like that is easier to adjust the bike. With the strap around your hand. Hi, thank you. Adesso purtroppo è l'ora di lasciare quest'isola e la lasciamo con questo sole favoloso. Ho fatto jet ski, siamo andati alla spiaggia, abbiamo fatto tutto quello che serviva. Dobbiamo prendere il traghetto, questa volta non più l'aereo per Miami, ma il traghetto che ci porterà in 2 ore di nuovo alla città di Miami.
di nuovo negli Stati Uniti. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. Guarda qui! Ah, ci picchia! Questo è l'ultimo albergo che abbiamo prenotato prima della nostra partenza di nuovo per tornare in Italia. Quindi praticamente avete visto, abbiamo preso non so quanti alberghi, non neanche sulla mano si riescono a contare. Questi saranno ultimi 2 giorni in questo favolosissimo appartamento praticamente, perché non è neanche una camera, è proprio un appartamento. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that we could do around the world, say to Peru. We lie in bed till it's PM, eating breakfast when it's dark again. Mi sa che non mi vedete bene. Comunque, appena questa vacanza doveva finire nel migliore dei modi, Emirates ci ha cancellato il volo di ritorno. Il volo sarà posticipato a domani, 14 giugno, e tutti i passeggeri verranno spostati lì. Dovremo passare una notte a New York, non so in che hotel, probabilmente pagato da Emirates. E boh, vedremo.